te. Allora, buonasera, siamo al quarto incontro del Complexity Literacy Meeting. E come sapete, ogni giovedì, per chi ovviamente io faccio un po' di riepilogo per chi è la prima volta che ci segue, ogni giovedì alle 9 dedichiamo circa un'ora e mezzo alla presentazione di un libro. E lo facciamo con due di solito fantastici ospiti, dico di solito perché insomma, in linea generale succede così. E presentano un libro in modo tale da, diciamo, esplorare i temi che sono presenti in questo libro, ma anche aprirci a nuovi orizzonti di pensiero, perché il compito, diciamo, di questi due relatori non è solo quello di, diciamo, presentare il libro, ma anche dal libro partire per poi aiutarci a riflettere su più temi e su più contenuti. Questi incontri sono organizzati, come voi già saprete, ma lo dico sempre per quelli che è la prima volta che ci seguono, dal Complexity Institute, in collaborazione con il gruppo di ricerca del Complexity Education Project. Il Complexity Institute è un'associazione che ha lo scopo di promuovere la cultura della complessità, i temi della complessità, i suoi principi fondanti e direi soprattutto di divulgare, quindi di promuovere sia nelle organizzazioni che tra le persone, le pratiche della complessità, cioè comprendere quali sono i principi fondanti della complessità e possibilmente renderli operativi, cioè pratici. Faccio un invito, che è un po', non so, un appello, ma più una richiesta di aiuto, perché come tutte le associazioni noi viviamo dei contributi dei soci, non svolgiamo come questa attività di tipo business e quindi vi invito per chi avesse piacere a iscriversi al Complexity Institute. La quota annuale è di 40 euro e ci si può iscrivere andando sul nostro sito www.complexityinstitute.it e cliccando sulla pagina socio e poi c'è tutta la procedura per l'iscrizione. Allora, passiamo alla serata. Il mio compito è quello di, io sono il coordinatore della serata, adesso vi riepilogherò brevemente quali sono le fasi della serata e poi vi introdurrò al libro e ai nostri due ospiti. Dunque, le fasi della serata. Incominceremo con una rubrica condotta da Enrico Cerni, che si chiama La parola del giorno. E Enrico, attraverso diciamo, l'analisi di una o più parole, questo lo sceglie lui, uno o più parole, ci introduce ai temi della serata. Stasera, Enrico, la vedo interessantissima, visto il titolo del libro, e poi successivamente, dopo questa piccola breve introduzione di Enrico, passeremo direttamente alla presentazione del libro. Avremo due ospiti, un relatore, che in questo caso è un lettore del libro e non l'autore del libro, e poi ve lo presenterò, che avrà 15 minuti a disposizione per presentare il libro che ha letto. Dopodiché ci sarà un secondo relatore, che interverrà sempre sui temi complementari connessi a integrazione, di ciò che, ha esposto il primo relatore sul libro. E successivamente, finiti, diciamo, 15 minuti del relatore, 15 minuti del secondo relatore, quindi dopo mezz'ora, i due ospiti si rivolgeranno una domanda reciprocamente, quindi domanda e risposta, circa una decina di minuti, e ancora dopo io porrò ai due ospiti le domande che voi avrete fatto in chat, mi raccomando, quindi fatele in abbondanza perché io le filtrerò e poi le distribuirò ai due relatori per 15-20 minuti. Alla fine di questo dialogo, botta e risposta, che di solito è abbastanza veloce, introdurremo, diciamo, l'ultima rubrica, la rubrica di fine giornata, ed è la rubrica gestita dal Complexity Education Project. Stasera ci sarà Valerio che ci presenterà un classico della complessità e questa rubrica appunto il titolo La biblioteca dei classici della complessità. E finita questa rubrica ci saluteremo e andremo a letto. Prima di salutarci, non vi dimenticate, vi introdurrò al libro presentato la prossima settimana, anche lì due ospiti eccezionali.
Allora, passiamo un attimo alla serata. Il libro di stasera ha un titolo veramente intrigante. Tutti e due i no, tutti e due questi, non so se concetti, titoli, non lo so, descrizioni, etichette sono interessantissime, perché il titolo è L'algoritmo e l'oracolo. E qui mi sa tanto di futuro, mi sa tanto di. A me viene proprio da pensare a proprietà divinatorie, anche perché tra l'altro a me sono un amante dei tarocchi, quindi mi è venuto da pensare subito all'oracolo dei tarocchi, ma mi è venuto anche da pensare, qualcuno lo sa, all'oracolo del gioco Lupi e Villici. Vabbè, per chi non lo sa è un po' lungo spiegare, però Lupi e Villici c'è la figura dell'oracolo e quindi interessantissimo. Il sottotitolo è ancora più promettente perché il sottotitolo dice come la scienza predice, vedete la predizione, il futuro e ci aiuta a cambiarlo. Quindi non solo predizione, ma anche possibilità di trasformare o di cambiare questo il futuro. Interessantissimo. Quindi, il libro è stato scritto da Alessandro Vespignani con Rosita Riitano e ci viene presentato da un suo lettore. Chi è questo lettore appassionato? È uno che gioca in casa stasera. Perché gioca in casa? Perché è Massimo Conte, che tra l'altro, tra le varie cose che diciamo che fa o che è coordinatore editoriale del Complexity Education Project, che è il gruppo di ricerca che collabora nell'organizzazione di questi eventi. Quindi Massimo si occupa di e-learning come project manager e instructional designer. Attualmente cura progetti di digital learning per Eco Learning Studio. Massimo, è difficile sta cosa, eh? Mi ci sono allenato tutto il pomeriggio. Ok, quindi devi tutta sta roba complicata è bella tosta. Allora, chi lo affianca? Lo affianca un ospite, siamo molto onorati di averlo con noi, che è Gaetano Bruno Ronzivalle. Gaetano insegna. È professore di tecnologie informatiche multimediali all'Università di Verona, è amministratore di WeMall ed è consulente scientifico dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana. Ecco perché prima quando ho letto UBI ho detto questo è qualche infiltrato che sta qui. Ma cosa importante, anche consulente dell'aeronautica militare, tutti i segreti. Da quasi 20 anni si occupa della progettazione e dello sviluppo di cervelli artificiali basati su reti neurali. Oh, io dopo questa presentazione vi devo dire la verità, ho un sacco di aspettative, quindi adesso sono, come si dire, sai, in gergo sono fatti vostri. Vorrei aggiungere una cosina, vorrei aggiungere che sarebbe molto gradito se durante l'esposizione dei nostri relatori, noi, ognuno di noi, se lo ritiene opportuno, potesse aggiungere i libri o documenti che ritiene possono essere collegati ai temi della serata, in modo tale che poi per noi sia possibile farne una lista e renderli poi disponibili a tutti. Signori, io penso di aver detto tutto. Se ho mancato qualcosa, non posso tornare più indietro, non la posso dire adesso. Quindi vi ringrazio e io darei do l'ordine alla regia di introdurre alla prima rubrica. L'algoritmo e l'oracolo, quindi oracolo. Oggi ci soffermeremo sulla parola oracolo, cioè per i popoli antichi la risposta divina a un'interrogazione su eventi futuri. Tu chiedi, tu domandi, tu interroghi e il dio o la dea ti risponde, ti ascolta e poi ti risponde, ti fornisce una risposta, un responso, un vaticinio. Ti aiuta cioè ad interpretare quello che ci sarà nel tuo domani.
agli esseri umani in effetti questa capacità non era e non è concessa. Noi possiamo analizzare il passato, possiamo senza dubbio giudicare il presente, non possiamo predire il futuro. Possiamo però pregare il cielo, quale che sia il cielo a cui ciascuno di noi fa riferimento, perché essenzialmente domani sia migliore di oggi. E del resto la parola oracolo deriva da orare, e cioè pregare, e cioè invocare, e cioè implorare. Possiamo quindi invocare le dee e gli dei perché ci forniscano un segno, ci diano un segnale, ci illustrino un perché. Possiamo implorare Zeus o Atena, Yahweh o Shiva. Possiamo implorare Buddha o Ganesha e possiamo addirittura chiedere al tuo Dio. Per pregare e chiedere quindi con maggiore efficacia, possiamo aggiungere la particella ad davanti ad orare e quindi davanti al pregare e trasformare quindi il verbo orare in adorare. E quindi, di conseguenza, riconoscere e venerare l'adorazione non è altro che, per l'appunto, un omaggio e una riverenza per la divinità. E tutto ciò semplicemente con la particella ad. Ma se noi cambiamo prefisso e passiamo a per, abbiamo l'opportunità di perorare. E quindi di pronunciare un discorso in pubblico per sostenere questa o quell'altra tesi. Peroriamo, ad esempio, una causa nell'auspicio che sia una buona causa. Per trovare le parole migliori nelle nostre orazioni, è bene studiare, prepararci, farci le giuste domande, così da diventare per l'appunto buoni oratori. Ancora una volta, l'oracolo nell'orazione. Gli oracoli, e cioè i responsi, arrivano dagli dei, ma vengono interpretati dagli esseri umani. E le divinità, lo sappiamo, non parlavano con la logica. Il divino si esprime sempre nell'energia, nella pelle d'oca, nei brividi lungo la tua schiena, nel tremore delle tue gambe, nel battito del tuo cuore che accelera all'improvviso, nel rossore delle gote, e anche nella cascata di dolore che qualche volta ti travolge, nella scarica di entusiasmo che ti appartiene e talvolta è così forte da stupire te stesso e te stessa. Ecco, gli oracoli in definitiva sono così. Sono parole potenti. Vanno raccolte nel vento, sia nelle giornate di pioggia, sia in quelle di sole. A te, Dario. Grazie, Enrico, bellissimo, veramente grazie. Allora, possiamo dare inizio adesso ai lavori quelli ufficiali. Massimo, a te la parola. Hai da questo momento esattamente 15 minuti, pronti via. Pronti via. Allora, eccoci. Il libro, appunto, come hai anticipato te, è questo, L'algoritmo dell'oracolo di Alessandro Vespignani, che è un fisico romano, italiano, che però da più di 20 anni lavora in America. E in particolare adesso è direttore del Network Science Institute alla Northeastern University di Boston, quindi è un esperto di complessità, di reti e in particolare di epidemiologia computazionale, e più avanti vedremo meglio di che cosa si tratta. Spoiler importante per tutto quello che dirò nel prossimo quarto d'ora: il libro è uscito a metà del 2019, dico questo perché siccome parliamo di virus, di simulazioni di epidemie, ora siamo diventati tutti un po' esperti, allora potrebbe venire fuori chissà se Vespignani ha previsto il virus. Ci torneremo anche su questo. E lui parte con un aneddoto relativo alla sua vita, ma che potrebbe riguardare ognuno di noi. C'è una giornata tipo in cui ci si alza per vedere che tempo fa fuori, si guarda l'app delle previsioni del meteo, poi si esce, si va al lavoro, si accompagnano i figli e magari c'è l'app tipo Google Maps, che indica che c'è molto traffico e consiglia quindi magari di prendere la metro per fare prima. Poi mentre si è sulla metro con la propria app di musica, l'app di musica consiglia qualche nuovo gruppo, qualche nuova canzone da sentire in base ai gusti. Magari poi Vespignani dice: arrivo in ufficio, apro la mail e trovo Amazon che mi consiglia qualche altro libro in base ai miei gusti, ai miei ultimi acquisti. Poi apro il giornale, visto che lui per quello di cui si occupa, su internet, e vedo che le previsioni sull'influenza stagionale della prossima stagione dice, da parte del Ministero della Sanità, che ci sarà un picco anticipato.
o poi magari durante la pausa pranzo con i colleghi parlo delle previsioni, dei sondaggi elettorali in vista delle prossime elezioni politiche ormai vicine. Poi nel pomeriggio magari apro la posta, dice sempre Vespignani, e vedo che c'è una comunicazione da parte della banca che dice che l'algoritmo che ha valutato la mia affidabilità creditizia ha dato l'ok, quindi mi verrà concesso un prestito. Poi magari oltre a lavorare faccio una pausa sui social e vedo che il social su cui vado mi suggerisce dei potenziali nuovi amici. Poi la giornata di lavoro finisce, torno a casa e siccome in TV non c'è nulla, magari mi lascio suggerire da Netflix qualche film in base ai miei gusti. Vespignani fa questo esempio di giornata tipo, ma potrebbe essere la giornata tipo per molti di noi, perché ormai siamo circondati, siamo aiutati ogni momento della nostra giornata da algoritmi che prevedono ciò che ci succede intorno, i nostri bisogni e magari le nostre prossime mosse. Quindi sono una sorta di indovini digitali, ma in realtà sono sufficienti i dati che tutti i giorni noi condividiamo sulle nostre applicazioni, su internet e così via, i dati che noi mettiamo a disposizione con i nostri comportamenti digitali, che poi vengono confrontati con milioni di altri utenti. Allora, prima di andare al cuore del libro, cioè quindi la previsione di epidemie di cui si occupa soprattutto Vespignani, ci sono un paio di cerchi concentrici da fare, un paio di premesse per inquadrare il tema del libro, che è quello della scienza delle previsioni, come lui la chiama. La prima delle rivoluzioni che ha reso possibile l'esplorare la scienza delle previsioni è la scienza della complessità. Vespignani dice che dopo 3 secoli di crescita della scienza sempre di più siamo arrivati alla fine dell'Ottocento in cui c'era quasi un'ebbrezza del controllo da parte della fisica classica. Pensavamo, ad esempio, possiamo prevedere la posizione dei pianeti perché in base alla teoria, alle leggi gravitazionali, possiamo sapere dove i pianeti saranno in un determinato momento e come si influenzano tra di loro. A questo nel tempo, nel Novecento, ci siamo resi conto sempre di più che era necessario accostare un pensiero probabilistico. Pensiamo solamente un esempio su tutti al famoso effetto farfalla di cui si parla in meteorologia, cioè è la teoria del caos che c'è dietro, cioè una piccola variazione delle condizioni iniziali in un sistema può provocare enormi cambiamenti negli stati successivi di questo sistema. Poi viene un po' banalizzato appunto per l'effetto un battito d'ali di farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas. Questo sta a dire che ci possono essere dei cambiamenti molto ampi, amplificati rispetto a piccoli cambiamenti iniziali in alcuni sistemi, quindi viene amplificato in modo esponenziale. E Vespignani insiste sul fatto che pensare in termini di probabilità arricchisce la nostra analisi del futuro e aiuta il nostro processo decisionale. Quindi da un lato la scienza della complessità che ci ha aiutato a comprendere cosa sono i sistemi complessi. Pensate a un formicaio in cui non c'è una leadership centralizzata, ma ci sono dei comportamenti emergenti. Pensate al cervello, pensate agli ecosistemi. E ormai ci sono una serie di comportamenti emergenti che sono descrivibili matematicamente, anche per quello che riguarda l'uomo. Si può parlare di una fisica dei sistemi sociali, perché con tutti i dati che noi condividiamo nella rete possono essere tracciati digitalmente, si può anche studiare come gli individui si influenzano a vicenda nelle loro interazioni. Secondo passo, seconda rivoluzione, la rivoluzione digitale. A partire dagli anni 90 abbiamo assistito a un diluvio di dati e a grandi capacità di calcolo in continua crescita, perché attraverso il nostro telefono è possibile mappare i nostri spostamenti, le ricerche online che facciamo e tutte cose che sapete. Quindi queste sono le due premesse fondamentali, le due scienze che hanno reso possibile. Oltre alla scienza della complessità, Vespignani parla anche di scienza delle reti, ovvero sempre a partire dagli anni 90 e gli anni 2000, in particolare lo studio delle reti è diventato trasversale per comprendere una grande quantità di fenomeni. Iniziamo a stringere un po' il focus del ragionamento, quindi abbiamo tanti dati, abbiamo un paradigma per comprendere i sistemi complessi, abbiamo anche gli algoritmi, ovvero dai dati proviamo a passare a conoscenza, ovvero col machine learning, apprendimento automatico, programmiamo i computer in modo che possano analizzare per noi grandi quantità di dati, masse sterminate di dati molto variabili tra di loro, in cui un uomo magari farebbe più fatica a trovare degli schemi, dei pattern emergenti. Invece ci sono varie categorie di algoritmi, ovvero di sistemi che trovano similarità e ripetizioni in questi dati e riescono a farlo più facilmente di noi umani.
Ad esempio, Rospignani fa molti esempi nel suo libro. Uno, nel 2013, Google provò a creare un algoritmo, si chiamava Google Blue Trends, ovvero, semplificando molto, in base alle ricerche fatte dagli utenti online su temi legati all'influenza, alla febbre, come capire sull'influenza, e analizzando queste masse di dati, riuscivano a prevedere con un paio di settimane di anticipo dove ci sarebbero potuti essere dei picchi di influenza. Poi nel tempo l'esperimento fu un po' accantonato perché non ci pendeva sempre completamente, c'erano altri problemi legati ai dati, però fu un primo esperimento interessante di Google. Quindi parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di algoritmi, quando si usa matematica e statistica per esprimere in formule la complessità del comportamento umano. E l'intelligenza artificiale, con la capacità computazionale, esplode letteralmente a partire dagli anni 2000. E qui poi magari ci tornerà meglio Bruno, che è molto più esperto in questo campo, però nel machine learning possiamo individuare tre classi principali. Cioè c'è l'apprendimento da parte delle macchine, degli algoritmi supervisionato, che viene corretto dall'umano quando sbaglia, non supervisionato, cioè scopre da solo relazioni e cluster, e con rinforzo, cioè impara per tentativi ed errori. E in particolare c'è una classe di algoritmi che ha avuto un grande successo, che è quella delle reti neurali artificiali, cioè reti che simulano le nostre reti di neuroni. Ci sono dei dati che vengono inseriti in input, una serie di connessioni e di pesi tra neuroni che li fanno attivare o no, che generano dei risultati in questa classificazione dei dati che noi magari chiediamo all'algoritmo. E in questo c'è un tema che ora io qui non tratterò, che è anche quello della black box, perché gli algoritmi sono diventati incredibilmente bravi a catalogare i dati, ma non sempre sappiamo come hanno ottenuto quei risultati. Inizio a stringere un po' il campo. A proposito di algoritmi e previsioni, Vespignani fa molti esempi, perché non è stato solo un osservatore, ma è stato anche un protagonista della scienza delle previsioni, che ha iniziato a occuparsi anche di comportamenti sociali. Lui fa un esempio con American Idol, che è l'equivalente americano di X Factor, in cui lui con la sua equip nel 2012, iniziando ad analizzare i flussi di informazioni su Twitter dei vari utenti, riuscì a prevedere settimana dopo settimana i cantanti che venivano esclusi e alla fine riuscì a prevedere anche chi avrebbe vinto. Si procurò un po' di contestazioni da parte dei fan e anche da parte dell'organizzazione della trasmissione, perché questo non piaceva. Un altro esempio di algoritmo previsionale, ad esempio Spotify, un'app molto famosa che permette di ascoltare brani e che funziona attraverso un meccanismo di filtraggio collaborativo. Immaginate una matrice molto molto grande in cui ogni riga in questa tabella è uno dei 300 milioni di utenti che ascolta Spotify, che ascolta musica, e ogni colonna è uno dei 40 milioni di brani presenti. E che cosa fa l'algoritmo di Spotify in questo caso? Attraverso i comportamenti di ascolto di ogni utente li confronta e trova delle misure di similarità, ovvero dice: se te ascolti questa canzone, questo gruppo, probabilmente potrebbe piacerti quest'altra canzone che non conosci, ma che utenti simili a te hanno ascoltato. E incredibilmente, ve lo può confermare chi usa Spotify, io lo uso, l'algoritmo è molto bravo a capire i gusti musicali di una persona e a trovare e suggerire nuove canzoni, anche se non capisce nulla di musica. La cosa interessante è questa: fa un confronto tra dati e trova dei pattern emergenti. La stessa cosa succede con Netflix, molto bravo a suggerirci film in base ai nostri gusti. Vespignani fa altri esempi, ad esempio parla della capacità di individuare se un libro avrà successo o no in base ai dati di vendita delle prime settimane, in base a alcune caratteristiche del libro, cioè la capacità di rispondere ai gusti di un pubblico ampio, il fattore novità o la longevità. E in qualche modo dice che nel tempo si è reso conto lui dall'interno che il limite di ciò che è predicibile si va pian piano sgretolando. Fa altri esempi, sempre di ricerche del 2013, anche abbastanza vecchie. Ad esempio, hanno fatto su 1 milione di utenti Facebook, hanno dato in pasta all'algoritmo questi dati, un algoritmo che hanno creato ad hoc, per confrontare le reti di utenti. E questo algoritmo, senza sapere altro sugli utenti, è riuscito a prevedere correttamente se due persone erano coniugi nel 60% dei casi, in base a quanto erano connesse le loro reti. Se vi sembra una percentuale bassa, pensate che la probabilità di indovinare a caso corrisponde al 2%, perché erano sempre utenti con almeno 50 amici. Lo studio era brillante in questo caso, perché addirittura riusciva a prevedere le future separazioni. Però qui ci mette una pulce nell'orecchio di un altro aspetto, di come di
quali sono le implicazioni profonde riguardo i limiti che gli algoritmi previsionali hanno o non hanno e sono sempre più in grado di regolare le nostre vite. Stringo ancora un po' di più il cerchio, inizio a parlare davvero di quello di cui si occupa Vespignani, ovvero mondi artificiali. Lui parla sia del caso del virus Ebola, in cui la sua equip nel 2014 fu chiamata a collaborare con le autorità sanitarie, ovvero in Guinea scoppia questa epidemia, e lui con la sua equip, raccogliendo dati, creando queste simulazioni artificiali di come potrà evolvere l'epidemia, lui la chiama una sorta di intelligence, cioè un'arma aggiuntiva a disposizione delle autorità sanitarie per anticipare le mosse del nemico e per dare informazioni a chi aveva potere decisionale per magari capire dove mandare un ospedale da campo o dove mandare le prime dosi di vaccini in base a come si sarebbe evoluto il virus. Quindi in qualche modo con le sue simulazioni crea una rappresentazione algoritmica della società attraverso modelli capaci di tracciare addirittura il singolo individuo. E queste simulazioni vengono fatte centinaia, migliaia di volte in modo che poi a livello probabilistico si riesce a capire quale sarà lo scenario più plausibile, cioè riuscire a prevedere il dove, il quando e il quanto, cioè quanto sarà intensa l'epidemia. Ovviamente dietro c'è anche una teoria del contagio di cui nell'ultimo anno siamo diventati in qualche modo tutti molto esperti, cioè i suscettibili, gli infetti recuperati, quello di cui sentiamo parlare spesso nei TG. Quindi appunto, come dicevo all'inizio, Vespignani è un esperto di epidemiologia computazionale, cioè lui simula in modo realistico la diffusione delle malattie infettive, dando in pasto all'algoritmo di machine learning che lui ha creato una grande quantità di dati, le mappe con la distribuzione spaziale della popolazione, precise con un dettaglio del chilometro quadrato, dati sociodemografici, età, sesso, dove sono le infrastrutture ospedaliere, quanto personale sanitario c'è, i dati sulla mobilità e trasporto, come si muovono le persone, come sono collegati gli aeroporti, questo sappiamo quanto ha significato per la trasmissione dei virus a livello nazionale e internazionale. E quindi lui ricorda sempre però che si tratta di previsioni probabilistiche. Fa anche l'esempio del caso Zika in Sud America. Se vi ricordate, nel 2016 ci furono le Olimpiadi in Brasile e addirittura alcuni atleti rinunciarono alle Olimpiadi per il timore di questo virus, che addirittura si trasmetteva attraverso le zanzare. Quindi rispetto ad algoritmi fatti per altri virus, in questo caso l'equipe di Vespignani addirittura ha dovuto recuperare informazioni che esistevano, grazie agli entomologi, sul ciclo di vita delle zanzare, su dove erano diffuse, e anche in questo caso ha creato delle simulazioni che ha permesso di prevedere come sarebbe evoluto il virus nelle varie zone, e in base a questo le autorità sanitarie hanno avuto degli strumenti in più per prendere poi decisioni concrete. E ci sono anche dei punti di attenzione che Vespignani dà, inizio ora a chiudere perché non mi è rimasto molto tempo. Ci sono anche delle zone d'ombra, perché algoritmi hanno grandi potenzialità in positivo, ci possono consentire di fare previsioni e magari salvare vite umane, ci possono permettere di fare previsioni elettorali, ma questo può avere anche un aspetto economico, perché se tu investi in borsa, sapere con qualche giorno d'anticipo chi vincerà le elezioni presidenziali americane o quale sarà l'esito della Brexit ti può consentire di fare enormi guadagni. Infatti c'è anche un tema legato all'opacità, alla poca trasparenza in alcuni casi degli algoritmi, perché in alcuni casi all'inizio ci sono ricerche pubbliche, paper pubblicati e condivisi, poi in alcuni casi non si viene più a sapere nulla perché c'è un business, c'è un grande interesse rispetto alla possibile previsione del futuro, anche del mercato azionario, magari analizzando il sentiment su Twitter rispetto ad alcuni argomenti. Quindi ci sono due facce delle previsioni, una quindi bene, c'è anche un lato oscuro. Fa un altro esempio riguardo a un software che si chiama Petpol, utilizzato da oltre 60 dipartimenti di polizia americani. Non è un minority report, però attraverso l'analisi dei crimini precedenti, le violazioni commesse, i luoghi degli incidenti, gli orari in cui si sono verificati, la polizia americana ha in mano uno strumento che gli consente di capire in quale parte della città essere in quale momento della giornata per determinati reati. E questo ha potenzialità, ma ha anche tante implicazioni. Un altro caso di punto di attenzione negativo, diciamo, è il caso Cambridge Analytica, ovvero grandi quantità di dati, un database raccolto nel 2018 da parte di questa società inglese, con cui hanno potuto fare del micro-targeting comportamentale, ovvero profilare, addirittura loro erano riusciti a profilare questa società, i 230 milioni di americani adulti,
perché aveva a disposizione oltre 5.000 dati biometrici raccolti in vari modi, sempre, non sempre in modo corretto, e quindi se io so tutto di te, so a chi indirizzare le mie pubblicità mirate, magari se voglio vincere le elezioni, voglio ottenere quei voti in più che mi servono. Quindi è possibile anche una manipolazione, addirittura c'erano altri algoritmi che lui citava che erano in grado, nell'88% dei casi, di indovinare l'orientamento sessuale, cioè se si era eterosessuali o omosessuali, oppure per chi si votava. Stringo, vado verso la fine. Quello su cui Vespignani insiste è la mancanza di consapevolezza da parte del grande pubblico di quali poteri e quali opportunità ci offrono gli algoritmi. E quindi è necessario far comprendere sempre di più l'immenso potere insito nelle previsioni, perché andiamo verso un futuro in cui alle disuguaglianze socio-economiche si aggiungeranno anche quelle di intelligenza predittiva. Ci saranno a livello globale governi con la sfera di cristallo e governi senza, oppure organizzazioni in grado di leggere il futuro e di investire in tal senso, e tutti gli altri che brancoleranno nel buio e che avrà potere predittivo magari non lo vorrà dichiarare, creando anche problemi di trasparenza, come dicevo prima. A livello individuale, che ci tocca di più, ci piace un sistema di intelligenza artificiale che ci consiglia libri, film o musica, ma questo può piacerci meno se può servire a manipolarci politicamente, senza che noi ce ne accorgiamo, attraverso le nostre opinioni sui social. Quindi il punto di arrivo di Vespignani, quello su cui insiste ancora, è la necessità di una alfabetizzazione computazionale. Non dobbiamo diventare tutti in grado di programmare algoritmi, ma dobbiamo capire di che cosa si tratta, magari anche iniziando a insegnare nelle scuole la logica di programmazione algoritmica. Questo è il modo da capire quale linguaggio parli un computer, e non perché dobbiamo sapere cosa succede all'interno di algoritmi, ma per andare oltre un pensiero magico, diventare più consapevoli di pericoli e possibilità, perché dobbiamo capire che il futuro non sarà mai più come prima, perché sarà previsto, ma dobbiamo essere anche cittadini consapevoli in questo. Grazie Max, grazie. Tempo perfetto. Grazie, grazie davvero. Adesso Bruno, a te, da questo momento hai 15 minuti, prego. 15 minuti, quindi cercherò di non farmeli bastare. Ok, perfetto. Allora, poi... Bene, tanti spunti, tante cose interessanti. Io poi volevo far vedere anche qualche slide. Eventualmente condivido lo schermo, ditemi voi. Va bene? Ok. Però per ora scegli tu, sì, Bruno. Okay, quando okay, detto, quando ti serve lo fai. Quando mi serve lo faccio. Allora no, sì, una parte del mio lavoro, come dicevate, riguarda proprio la progettazione di cervelli artificiali. Questi cervelli è un modo anche un po' così folcloristico di definirli, per formulare previsioni. Ma perché, insomma, uno addirittura ci costruisce un lavoro su una cosa del genere? Beh, è abbastanza strano. Perché le organizzazioni mi chiedono di fare previsioni, di formulare previsioni? Qual è l'obiettivo? Ma in generale le organizzazioni hanno bisogno di prevedere, ma come gli individui hanno bisogno di prevedere, perché devono prendere decisioni di vario genere, decisioni del non, decisioni del sì, decisioni in qualche modo che vanno a modificare ciò che in qualche modo rappresenta l'oggetto della previsione. Noi prevediamo sempre, durante la nostra vita, la previsione è un elemento fondamentale che guida la decisione. Formuliamo previsioni quando costruiamo le nostre relazioni, chissà come sarà fra 10 anni, e su quello prendiamo delle decisioni che appunto poi in qualche modo rientrano la nostra vita. E quindi aiutare le organizzazioni a formulare insomma delle previsioni, e poi con questi cervelli artificiali uno cerca anche di aiutarli a prendere decisioni. Ma c'è bisogno dei cervelli artificiali? Finora insomma siamo andati bene, fino al secolo scorso si andava tranquillamente anche cercando di sfruttare quella che era la capacità dell'essere umano di formulare queste previsioni, di proiettarsi verso il futuro. E invece ultimamente ci siamo resi conto che forse ci possiamo far aiutare dalle macchine. E parlando di macchine, abbiamo bisogno di creare una relazione con gli algoritmi. Ecco perché gli algoritmi sono importanti, perché con le macchine si parla per algoritmi. Perché se io con Dario posso discutere tranquillamente, gli dico, senti, mi aiuti a fare una previsione? Allora Dario si mette a ragionare con me, parliamo in maniera discorsiva, intuitiva, in qualche modo sintetica, riusciamo tutte e due a analizzare dei dati e fare
Invece le macchine non funzionano così, le macchine sono dure, alle macchine bisogna parlare in maniera molto precisa, bisogna parlare per algoritmi. E cosa sono questi algoritmi? Cerchiamo di demistificarli. Gli algoritmi sono sequenze di istruzioni, di regole che consentono alla macchina di raggiungere un obiettivo. E hanno tre caratteristiche fondamentali. E ricordiamoci. La prima è che non possono in qualche modo concepire l'infinito. Ecco, l'infinito, se gli parlate di infinito, la macchina non lo capisce. Hanno bisogno di una serie di step ben determinati. La seconda cosa, la computabilità. Cioè un algoritmo lo può capire una macchina che è in grado di processarlo. Quindi, in qualche modo, devo anche trovare un collegamento con l'hardware. E la terza cosa, che non vogliono informazioni ambigue, non vogliono assolutamente delle comunicazioni ambigue. Devo essere molto preciso, devo essere molto analitico. Quindi bisogna spiegare alle macchine con questi algoritmi. Quindi gli algoritmi sono questo, sono sequenze. Potrebbero essere anche una ricetta di cucina un algoritmo. Cerchiamo di smontarla questa cosa. L'algoritmo ha sbagliato, l'algoritmo non funziona. L'algoritmo è un insieme di regole che io metto in piedi che mi permettono di spiegare alla macchina come deve fare delle previsioni. Visto che sull'algoritmo c'è tutta questa mitologia, molto spesso si parla di scatola nera, giustamente ne parlava anche Massimo. Cioè, ste macchine che prevedono, sti cervelli elettronici, certe volte mi dicono, Bruno, ma tu così ti metti dentro in scantinato, ti metti dentro in soffitta, là, con le tue reti neurali, che sembrano delle cose vaporose, e con queste reti neurali formuli le tue previsioni, quasi come se fossi un mago, uno stregone. No, utilizzo degli strumenti che sono anche abbastanza trasparenti. No, perché le reti neurali sono qualcosa che non si capisce, dentro avvengono delle cose, deep learning, quindi profondo apprendimento profondo, cioè succedono delle cose misteriose. No, succedono cose misteriose. E non succedono cose misteriose, perché gli algoritmi in qualche modo sono veramente facili da spiegare, sono veramente facili da schematizzare, perché sono degli strumenti che in qualche modo, proprio perché devono essere comunicati alle macchine, sono costruiti in maniera tale da essere facilmente smontabili in tanti pezzi e quindi poi ricondotti a quello che è il risultato finale. Infatti, proprio io cercherò di farvi vedere come funziona, per esempio, un algoritmo che fa delle previsioni. E ne parlerò, ovviamente, non vi preoccupate, non vi farò vedere formule matematiche, però vi farò vedere qual è la logica, per esempio, di scomposizione di un algoritmo su una serie storica, che si basa proprio su una rete neurale. Quindi questo è un po' il tema, noi dobbiamo prevedere. Quando però mi chiedono di prevedere, io dico sempre, bisogna prevedere, sì, certo, bisogna prevedere il futuro e tutto quanto, però si fa presto a dire futuro, dico io, cioè, si fa presto a parlare di futuro. E proprio perché ultimamente ricevo sempre più richieste sul Covid, mi hanno chiesto di fare delle attività sul problema dei fenomeni criminali, sul tema di, che ne so, di trasformazioni di reti sociali, allora ho detto cominciamo a spiegare alle persone innanzitutto che cosa vuol dire fare una previsione, in maniera tale che sia anche più chiaro quello che io posso restituire e che sia anche più chiaro a me che cosa vuol dire fare una previsione. Facciamo, come diceva prima Massimo, un po' di sensibilizzazione su questi temi, perché molto spesso questi temi vengono utilizzati in maniera non sempre opportuna. Allora, come si forma una previsione? Istruzioni di base. Allora, a prima cosa dobbiamo noi definire tre dimensioni del futuro. Il futuro è tridimensionale, ha tre dimensioni. È uno spazio a tre dimensioni. Abbiamo la dimensione della previsione neutrale, della previsione intenzionale e della previsione strategica. Sono tre cose diverse, che rappresentano tre mondi diversi di fare futuro. Quindi, quando una persona mi chiede di fare una previsione con i tuoi cervelli artificiali, dico, ma che vuoi? Una previsione neutrale, intenzionale e strategica. Che significa? La previsione neutrale è qualcosa che in qualche modo ci vede distaccati. Cioè, è un po' l'attività del ricercatore, che guarda da lontano, molto da lontano, dall'alto, un fenomeno e lo ricostruisce nelle sue definizioni. È chiaro che il coinvolgimento emotivo è pari allo zero, perché io devo ricostruire quel fenomeno e quindi utilizzo in qualche modo tutti i miei strumenti per ricostruire questa storia. Un po' diversa la previsione intenzionale del futuro. La previsione intenzionale del futuro è diversa, perché là in qualche modo entrano in gioco le emozioni. Cioè là io mi trovo come parte in causa. Cioè l'evoluzione di questo futuro mi tocca. Cioè comincio a fare un ragionamento. Chi per esempio gestisce il rischio oggi? Oggi parlavo con i vostri colleghi, con alcuni colleghi dell'antiriciclaggio, chi gestisce il rischio si trova a dover prevedere degli eventi che comunque hanno una connotazione negativa o positiva.
qua incominciano anche dei giudizi ben precisi su quella che è la rilevanza di questo futuro. Non c'è più il ricercatore. Qua il ricercatore si è trasformato in ricercatore che in qualche modo partecipa in maniera emotiva di quello che è l'evoluzione del futuro. E quindi prevederlo vuol dire entrare all'interno di un contesto in cui entrano in gioco vari interessi in gioco. Scusate. Ma a questo punto io faccio un ultimo passaggio. È quello, ma io forse prevedo perché voglio in maniera strategica trasformare il futuro. Cioè la motivazione per cui voglio prevedere è perché avendo una contezza di quelli che saranno scenari, condizioni, eventi, fenomeni nel futuro, sicuramente avrò la possibilità di trasformarlo o comunque di condizionarlo o orientarlo. Come vedete sono tre prospettive diverse. Io chiedo sempre, ma che cosa dobbiamo fare? Stiamo prevedendo per fare una ricerca, stiamo prevedendo perché vogliamo capire cosa succede in base anche ai nostri interessi o stiamo prevedendo perché vogliamo modificare? Sono tre prospettive che in qualche modo poi fanno riferimento a tre classi di algoritmi diversi che possono essere poi applicati per risolvere questo problema. Il vero problema a questo punto è, ma va bene, o faccio la prima, o faccio la seconda, o faccio la terza, come la faccio? Qual è il principio con cui la faccio? Quali sono i criteri con cui la faccio? E qua si ritorna al tema degli algoritmi. Cioè io posso in qualche modo andare a costruire questo futuro utilizzando vari strumenti, io dai tarocchi, insomma abbiamo sentito di tutto, abbiamo visto di tutto nella vita. Poi bellissima l'introduzione di oggi appunto sul tema dell'oracolo, che è una figura fondamentale all'interno della civiltà umana. Ecco, probabilmente dobbiamo cominciare a ragionare sui dati. Dobbiamo ragionare sulla qualità dei dati, sulla capacità dei dati di generare tutta una serie di elementi informativi da cui poi declinare, distillare quella che è la nostra previsione del futuro. Perché? Perché solitamente quando noi prevediamo il futuro cosa facciamo? Ci mettiamo nel presente, immaginate proprio questa linea temporale, ci mettiamo nel presente, rivolgiamo verso il passato il nostro sguardo e cerchiamo di vedere e di cercare di capire cosa è successo nel passato per poter poi prendere queste informazioni e proiettarle verso il futuro. Questa analisi, anche questa sorta di schizofrenia che è proprio tipica della previsione, è molto importante e ovviamente può essere basata su vari tipi di attività. Io ho detto che su questo aspetto, studiando un po' le previsioni, mi sono reso conto che ci sono tre tipi di fenomeni che io posso prevedere e che in qualche modo hanno poi anche delle dinamiche diverse. Quello che ho chiamato il dilemma dei futuri paralleli. Qua entrano in gioco, poi vedremo anche le differenti classi di algoritmi. Noi ci potremo trovare di fronte a dei fenomeni lineari, quindi guardando il passato mi rendo conto che sono fenomeni lineari, li proietto verso il futuro e mi funziona. Fenomeni ciclici o fenomeni complessi. Cambia completamente quindi il tipo di futuro che io devo prevedere. Ed è importante questo perché molto spesso si applica anche gli stessi algoritmi e io ho visto veramente anche delle situazioni in cui questa previsione del futuro era una relazione grottesca su quelli che erano dati relativi al passato. Per esemplificare, farò un esempio molto, molto semplice, molto breve. Scusate la banalità dell'esempio, però mi serve, tra l'altro lo utilizzo sempre anche con i miei studenti ed è abbastanza efficace per capire come effettivamente cambia il nostro scenario in relazione al tipo di fenomeno. Immaginate di dover pianificare la carriera scolastica di vostro figlio, in particolare il percorso di quest'anno. E voi vi trovate già in un mese avanzato, ora faremo una simulazione rispetto al percorso scolastico, e dovete pianificare o meno di affidare un incarico o più incarichi a dei insegnanti che possono fare delle ripetizioni su quattro materie. Le quattro materie sono quattro materie importanti, insomma, alla scuola superiore, dovete capire quale delle quattro andare a gestire per fare in modo che non si possa creare un problema alla fine dell'anno. Cosa fate? Benissimo, ci sono varie materie, cominciate con la prima. Vi trovate nel mese di marzo, avete ancora aprile, maggio e giugno davanti e dovete fare una previsione. Allora andate a controllare, vi rivolgete verso il passato e andate a controllare. A ottobre ha preso 4 in inglese, poi ha preso 5, a novembre, a dicembre 6, a gennaio 6, a febbraio 7, a marzo 7. Mi trovo nel presente, cosa faccio a questo punto?
ho poche risorse, mi posso permettere pochi insegnanti di predizione, se no andrei con finanziamenti a pioggia, che cosa faccio a questo punto? Beh, direi che se vado a fare un'interpolazione e tiro una retta cercando di beccare più punti possibili, mi viene fuori una retta che verso giugno, dove va? Verso giugno va verso il 7, l'8. Sapete che c'è? Non lo prendo. Cosa ho fatto? Ho studiato la logica di questi dati, ne ho catturato alcune relazioni e le ho proiettate nel futuro. Le relazioni sono semplici, il trend è positivo, non prendo l'insegnante di predizione. Più o meno succede la stessa cosa qui. Vado a catturare delle relazioni precedenti, vado a fare una retta di interpolazione, dopodiché cosa vedo? Che il trend sicuramente è un trend discendente. Sì, su questo direi che c'è la ragionevole certezza che mio figlio o mia figlia possa avere dei problemi. Questi sono tipicamente dei fenomeni lineari. Sono fenomeni che io affronto con degli algoritmi molto semplici di interpolazione. Non c'è bisogno qua di scomodare un cervello artificiale. Ecco, questa è una cosa molto importante che vi dico. Molto spesso vi vendono come intelligenza artificiale qualcosa che intelligenza artificiale, insomma, non l'ha vista mai, perché magari dietro scimmiottano semplicemente o degli algoritmi di interpolazione oppure banalmente le strutture condizionali, basilari. Però ve la vendono come intelligenza artificiale. E se la fanno pagare cara, fra l'altro. E ho metodi statistici di base che mi permettono di fare questo tipo di analisi. Vediamo un altro fenomeno però, questo fenomeno qua. E qua è complicato, perché io devo qua capire se dare l'insegnante di predizione di italiano oppure no. Qua è complicato, perché io mi trovo qua a marzo, guardo indietro e vedo ottobre ha preso questo, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Che faccio? Se applico, qualora dovessi applicare il modello precedente, andrei a tirare una retta, no? Cercando di beccare un po' in media tutti i vari punti. E a questo punto magari mi ritroverei verso il 6, direi magari non lo prendo. Ma forse in questo modo non riuscirei a intercettare quella che è la storia che c'è dietro. Ecco, questo è un altro elemento importante. Stiamo attenti a interrogare i dati del passato, perché interrogare i dati del passato vuol dire coglierne delle relazioni, coglierne delle regolarità e coglierne anche le specificità. In questo caso probabilmente invece siamo di fronte a un fenomeno ciclico. E quindi probabilmente qua non abbiamo bisogno di andare a utilizzare una retta di interpolazione, ma possiamo utilizzare una funzione periodica, una funzione che in qualche modo ci permette di descrivere quasi questo andamento ondulatorio. È molto interessante perché ci sono un sacco di fenomeni ciclici e questi fenomeni ciclici possono essere intercettati. Ovviamente se li studio con gli stessi parametri dei fenomeni lineari rischio poi di fare le previsioni che non hanno senso. E allora dovrò utilizzare degli algoritmi diversi e dovrò spiegare alla macchina che deve fare un lavoro diverso. E infatti qua si utilizzano funzioni periodiche, modelli di analisi trigonometrica. E questa funzione, ahimè, è il diavolo, è veramente il diavolo per chi deve fare previsioni. Perché il diavolo? È perché questa, insomma, andare a fare una retta di interpolazione non ci tiriamo fuori niente, né verso l'alto né discendente. A provare a individuare delle ciclicità non ci facciamo niente, siamo di fronte a una funzione complessa. Questa è tipicamente una funzione complessa. È una funzione complessa perché probabilmente è la risultante di altre funzioni che stanno sotto. Cioè, quello è il tema. Questa è una funzione che emerge, però probabilmente sotto ci stanno tante altre funzioni che non riusciamo a intercettare. Quindi in questo caso, per esempio, io devo introdurre degli algoritmi che sono più complessi. Ecco perché poco fa Massimo parlava di reti neurali artificiali, perché le reti neurali artificiali, certi tipi di apprendimento supervisionato, mi permettono eventualmente di intercettare alcune regolarità. Quindi ho bisogno di qualcosa di più complesso. Ma cosa fanno? Ecco perché non dobbiamo parlare di statua nera. Molto semplicemente. Immaginiamo che la domanda possa essere questa. Non come va in matematica, come va in inglese, come va in latino, ma fondamentalmente la domanda è: ma come, alla fine dell'anno, come andrà mio figlio? Cioè, complessivamente, sarà promosso o sarà bocciato? Allora, immaginate la funzione che mi permette di prevedere tutto ciò nel mese di giugno come una funzione che risulta dalla sovrapposizione di tutte le funzioni che abbiamo visto. Quindi, in poche parole, i fenomeni molto complessi, sempre più emergenti, non sono altro che la sovrapposizione, la composizione di fenomeni sempre più elementari.
per andare sempre più giù con livelli strutturali, quasi come se fosse una partitura d'orchestra, quasi una grande sinfonia, in cui il suono che ascolto complessivamente chiudendo gli occhi altro non è che la composizione di singoli suoni, dei singoli strumenti, delle singole linee melodiche. Cosa fanno le reti neurali? Non fanno altro che scomporre queste onde, trovare le componenti principali di queste onde e in qualche modo cercare di individuare per ogni componente principale quella che è poi la capacità di determinare il fenomeno complessivo. È molto importante questo, proprio per eliminare la mitologia di questi strumenti. Quindi la previsione di fenomeni complessi richiede strumenti di intelligenza artificiale, di machine learning, che mi consentono in qualche modo di ragionare, di lavorare e di strutturare le mie attività in modo tale da poter formulare delle previsioni anche su fenomeni di questo genere. Sintetizzando, quando devo prevedere un fenomeno complesso, quindi con i miei cervelli artificiali, devo decidere, quindi dopo aver preso una serie di decisioni, cosa faccio? Comincio a frammentare il passato, faccio a pezzi il passato in componenti fondamentali. Quindi l'algoritmo che cosa fa? Io spiego alla macchina che deve prendere il passato e smontarlo e cercare di capire cosa vuol dire che il mio figlio o mia figlia deve andare bene a scuola, che andrà bene a scuola. Probabilmente deve andare bene in matematica, in inglese, in latino, in italiano. Perfetto. Allora, analizza la storia di ognuno di questi. Poi, che cosa vuol dire che studia inglese? Allora, smonto e continuo a smontare. E scopro una sinfonia, una grande sinfonia universale, che è fatta da tutte queste onde. Una volta frammentate tutte le onde, che cosa faccio? Prendo ognuna delle singole componenti e la vado a proiettare nel futuro. L'algoritmo fa questo, prova a fare delle simulazioni e spinge queste onde verso il futuro. Dopodiché, che cosa fa? Prova nuovamente a sintetizzare a questo punto verso il futuro e mi dà l'andamento del fenomeno. Ora, scusate, io sono stato molto... vuol dire molto Bruno, quanto hai ancora, perché se no poi dopo rischiamo riuscire... ho concluso. Okay. grazie. C'è questo tipo di sintesi, la sintesi che viene elaborata, la sintesi che viene gestita, mi dà la possibilità di avere poi il fenomeno complesso. Ecco, questo per dire che dietro tanta mitologia sugli algoritmi, sul modo in cui vengono gestiti, sul modo in cui vengono organizzati, sull'intelligenza artificiale, probabilmente è possibile fare una riflessione cercando di condividere tutta una serie di elementi, di vocaboli, di termini, riducendo la loro semplicità. Perché poi effettivamente questi strumenti sono estremamente semplici, anche se hanno richiesto magari degli sforzi concettuali differenti, e ci consentono di prevedere per studiare, sicuramente per spiegare e ancor più per decidere e trasformare il futuro. Fine. Perfetto, grazie. Scusami Bruno, perché non sapevo se... No, era... Magari ne approfittiamo adesso con le domande. Allora, ne approfitto per leggervi quello che scrive Maria Stella. Chiarissimi e stimolanti entrambi. Complimenti. Quindi questo stiamo a posto, io con una frase di un altro vi ho fatto i miei complimenti e vai. Allora, adesso abbiamo una domandina reciproca. Massimo, chi vuoi cominciare? Dai, incomincia tu Bruno, fai una domanda a Massimo. Quello che ti pare. Rispetto a quello che ha detto, insomma, Massimo, brevi le risposte in modo che poi possiamo passare al dialogo, prego. Come ci si difende dall'algoritmo malefico? Cioè, quale potrebbe essere il modo per difendersi dall'algoritmo malefico, da questo algoritmo che potrebbe addirittura prendere coscienza, autoconsapevolezza di sé e cominciare a prendere decisioni e a creare problemi? Come ci si difende? Allora, dipende a quale dimensione parliamo. Senz'altro, un po' quello che citavo prima, cioè con l'educazione, cioè nel senso comprendere di che cosa stiamo parlando e uscire dal pensiero magico. Poi dipende in quale ambito specifico tu stai parlando, se intendi come cittadino, come persona che condivide magari troppo inconsapevolmente i propri dati sui social o sui propri comportamenti digitali, oppure c'è una dimensione etica magari sul cercare di chiedere una maggiore trasparenza di alcuni tipi di algoritmi. Quindi è una risposta che ne porta molte dentro, quindi... Ti dovrei rispondere con un'altra domanda, ma mi fermo qui, cioè in quale ambito? Certo, nell'ambito, per esempio, l'algoritmo malefico, per esempio, nell'ambito del controllo
in relazione al controllo del comportamento dell'acquirente, oppure nell'andare a gestire la clientela, oppure nell'andare a gestire il consenso, anche il consenso all'interno dei sistemi di rappresentanza politica. Come tutelarsi? Non c'è una risposta chiara, mi fermo, c'è una questione di trasparenza, cioè c'è una questione di consapevolezza a livello pubblico, secondo me, su cui andare a insistere, cioè come tema culturale, come tema di condivisione, di maggiore consapevolezza. Io invece, Dario, vado avanti e faccio direttamente io la mia controdomanda. Sì, grazie Massimo, grazie. Il tecnicismo però è collegato, cioè nel senso, gli inglesi, Vespignani, quello che cita il libro, dicono garbage in, garbage out, cioè il tipo di dati che te utilizzi in entrata, se te utilizzi cattivi dati in entrata, possono darti cattivi risultati. E collegato a questo, anche se è diverso, il tema dei bias degli algoritmi, cioè in che modo ci possono essere delle previsioni che non funzionano, cioè te come tecnico esperto che lo usi, come fai attenzione a questi aspetti? Ok, allora, intanto bisogna partire dai criteri. Noi abbiamo dei criteri che permettono di affermare che una previsione funziona o non funziona. In generale un algoritmo di machine learning funziona. Questi criteri vengono chiamati criteri di accuratezza, di precisione e di sensibilità, alcuni lo chiamano richiamo. Cioè questi tre criteri devono essere allineati per dare convergenza astrale e dirci che stiamo facendo un buon lavoro. Quindi diciamo che il nostro controllo non è semplicemente a occhio, sì funziona, l'onda funziona, perché noi potremmo avere per esempio delle situazioni in cui la previsione è molto, o comunque il nostro modello e l'evoluzione che noi creiamo fitta molto con i dati che abbiamo dato in fase di addestramento. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto si adegua molto a quei dati, però quando gli chiediamo di generalizzare non funziona. Oppure è troppo generica e allora in qualche modo poi ci fa perdere la specificità, ci fa perdere l'informazione. Cosa controlliamo? La prima cosa che si controlla in questa fase è proprio la qualità dei dati. Consideriamo che il dato, noi abbiamo questa visione, il dato, datum, no? Il dato come qualcosa di elementare, come qualcosa che si trova in natura. Uno passeggia per strada e trova i dati. Non funziona. Il dato è un oggetto, è un prodotto di un processo. È il prodotto di un processo, è un prodotto sofisticato di un processo. Quindi deve essere sottoposto a un controllo. Tant'è vero che nel momento in cui si lavora sul dato, si ragiona proprio come un prodotto di questo processo in cui uno devo controllare, per esempio, la teoria di sfondo che mi produce proprio la focalizzazione su quella grandezza, il tipo di grandezza e gli indicatori che utilizzo, la scala di misura con cui attribuisco valore a un dato, ma poi ragionamento legato al modo in cui il dato è codificato e poi ragionamento che è legato al modo in cui questo dato viene rapportato allo strumento di misura e eventualmente agli errori di procedura. Quindi questo controllo mi permette di fare un ulteriore filtro e poi lavoro sugli algoritmi. E gli algoritmi devo conoscere in termini di metodi. Non esistono algoritmi che io applico in maniera casuale. Ci sono, per esempio, varie classi di algoritmi. Ci sono algoritmi che mi permettono di fare classificazioni. E la classificazione potrebbe essere un modo con cui filtro alcune classi, alcuni fenomeni, e mi permettono poi di semplificare la mia previsione e lavorare con dei dati che sono già stati filtrati. Qua, per esempio, si utilizza tantissimo apprendimento non supervisionato per fare queste classificazioni, mappe di Gonen e altre. O algoritmi di clustering, che sono un'altra cosa, che poi sono funzionali alla classificazione, mi permettono di aggregare singoli elementi e mi permettono di andare eventualmente a far emergere delle proprietà che però non ho individuato in precedenza. Sì, Kinins piuttosto che lo stesso Conan, mi permettono di ricavare dei dati senza in qualche modo dover aggredire questi dati con delle etichette precostituite, ma poi cercando di far emergere alcuni. Ci sono poi gli algoritmi di regressione, che sono un'altra cosa, che per me quello che vi ho fatto vedere prima, per esempio un algoritmo di regressione, che fa una scomposizione e questa scomposizione in qualche modo gli consente poi di andare a gestire eventualmente proiezioni verso il futuro. Sono scomposizioni di vario genere. Quando parlo di scomposizione non pensate alla somma. Cioè, io ho detto scomposizione, si scompone in iperspazi. Considerate che tutti gli algoritmi funzionano all'interno di iperspazi. Cosa sono gli iperspazi? Sono spazi a più di tre dimensioni in cui gli oggetti del mondo, gli oggetti che noi analizziamo, i dati vengono rappresentati come punti, immaginateli come punti, meglio vettori, che poi vengono in qualche modo comparati. Poi c'è la ricerca dei dati estremi. Insomma, fatto tutta questa attività, io devo scegliere quello che è il mio sistema e a volte non è uno solo l'algoritmo. Questo è il vero problema.
ma è un sistema di algoritmi che mi permettono di realizzare quello strumento finale. In alcune reti neurali artificiali che ho realizzato ci sono 5, 6, 7, 8, 10 cervelli che interagendo permettono di raggiungere il risultato finale. Poi, inutile dire, oltre a questo, a tutti i criteri, ci vuole anche tanta fortuna, perché se non c'hai tanta fortuna, certe volte questi addestramenti non convergono e ti creano dei problemi. Cosa vuol dire convergono? Quando fai addestri la rete per fargli capire il passato e la rete non riesce a trovare una sua convergenza, e a volte sono anche nottate, giorni che passano senza riuscire a risolvere il problema. Non so se ho risposto alla tua domanda, però ci sono tanti punti su cui si può presidiare la previsione. Ok ragazzi, beh insomma avete messo veramente, come direbbe Fabrizio, tanta roba, quindi tanta quando roba. C'è tanta roba la cosa diventa difficile. Senti, leggendo tutte le domande, noi adesso abbiamo un quarto d'ora, circa 20 minuti, leggendo tutte le domande, secondo me ci sono due grandi temi. Il primo è quello che mi sembra della soggettività, che è un po' uscito, cioè la relazione fra algoritmi e soggettività. Qual è eventualmente questo antagonismo? E quindi io una domanda ve la farei mettendo insieme più temi. Quindi la domanda è che farei, partiamo da Bruno. La domanda è, vincerà l'algoritmo sulla soggettività? Che invece è piuttosto capricciosa, e la metto insieme a una domanda che fa anche Paolo della Versale, quale dice, fino a che punto i dati sono dati e non interpretazioni? Io qui lo metto insieme a quella di Paolo, proprio per dare risalto al fatto che c'è una soggettività interpretativa che può ovviamente rendere gli algoritmi problematici. E poi dopo andiamo a un altro tema. Vai Bruno. Allora, questo è un dato, questo punto è molto delicato, perché la contrapposizione tra soggettività e oggettività molto spesso viene, in qualche modo coinvolge anche quasi un impegno ontologico fra le due dimensioni. Cosa voglio dire impegno ontologico? Cioè che quando io dico soggettivo faccio riferimento a qualcosa che veramente si dissolve nel singolo individuo e diventa proprio qualcosa di specifico, di unico, di irripetibile, mentre l'oggettività dovrebbe rappresentare qualcosa che forse Platone metterebbe nell'iperuranio o che Aristotele metterebbe come immanenza delle forme sostanziali, cioè come qualcosa di immutabile, qualcosa che effettivamente deve essere valido per tutti. Noi, dopo il convenzionalismo epistemologico, dopo la scuola di Vienna, siamo diventati un po' più di bocca buona su questi due termini. Che vuol dire? L'epistemologo oggi, quando parla di oggettività, parla di rispetto delle regole del gioco. Cioè, oggettivo qualcosa che mi consente appunto di rispettare le regole del gioco, di rendere partecipi gli altri in maniera tale che possano ripetere la stessa cosa. Poi che tutto ciò sia effettivamente corrispondente a qualcosa di vero ed è impossibile. In questo senso mi sento di dire che l'algoritmo, essendo poi emanazione della mente umana, perché è il nostro modo di dire alla macchina quello che vogliamo. L'algoritmo che cos'è? In poche parole. L'algoritmo è il nostro modo di dire alla macchina, macchina, senti, io ho bisogno di fare questa cosa, ma per piacere mi puoi fare questa cosa? Solamente che noi glielo possiamo dire così per piacere, perché la macchina ci prende per i fondelli, glielo dobbiamo dire utilizzando un linguaggio un po' più specifico. In quell'utilizzare quel linguaggio più specifico si perde l'umanità. Questo è un po' il problema. Si perde un po' l'umanità. E perché poi dobbiamo arrivare fino al linguaggio macchina, addirittura se utilizziamo il linguaggio macchina. Allora, questa perdita di umanità è sinonimo di oggettività? Sicuramente no. Sicuramente no. È semplicemente un modo in cui noi perdiamo pezzi di un'informazione, di un sistema, in una traduzione. Chi fa traduttore sa benissimo che quando si traduce da un sistema all'altro, comunque c'è una perdita. Ma c'è anche una ricchezza che magari si recupera all'interno dell'altro sistema. Quindi, a favore della soggettività e dell'oggettività, a mio parere le due cose continueranno a essere, anche perché l'algoritmo si porta dietro la soggettività di chi lo ha costruito perché doveva risolvere un problema, e si porta dietro l'oggettività di chi ha cercato di parlare con la macchina cercando di farsi capire. E già chi parla a un'altra persona comunque fa uno sforzo di oggettività, proprio per farsi capire. Quindi c'è quello sforzo. Per quanto riguarda il discorso del dato, che è collegato all'algoritmo, ma che è diverso, attenzione, non facciamo confusione tra dati e algoritmi. L'algoritmo serve, è una macchina logica che serve a macinare dati, nella fattispecie. Nel caso dei dati,
i dati sono già impregnati di teoria, sono sporchi, i dati sono sporchissimi, altro che elementi, non sono monadi, non sono elementi di riferimento, sono sporchi. Io facevo l'altra volta un esempio in aula, spiegavo, prendiamo un esempio, un dato. Il dato è la velocità di un satellite in orbita geostazionaria in un certo intervallo temporale. Benissimo, questo qui sembra una cosa, vabbè, è indubitabile, io lo guardo, cioè lo misuro, c'è la velocità del satellite in orbita geostazionaria. Ho detto, intanto qua c'è una scelta di fisica. Ho detto, ma voi sapete che almeno ci sono almeno quattro modelli della fisica che permettono di spiegare la realtà? La meccanica classica, la meccanica quantistica, la meccanica relativistica, la meccanica che in qualche modo poi si è trasfigurata nella teoria delle stringhe. E quindi qualcuno, ognuno di noi, sceglie quale teoria utilizzare o quali mescoli di teoria utilizzare per rappresentare la grandezza. Poi la scala di misura, il modo in cui noi andiamo a misurare tutto, il modo in cui lo raccontiamo, la lingua in cui lo raccontiamo, la codifica. Il dato è sporchissimo, il dato è già un prodotto, è un'opera d'arte già là. O un'opera d'arte che non funziona, perché potrebbe essere un'opera di non arte, però è già un prodotto molto sofisticato, che si porta dietro interpretazione, sono d'accordo, che si porta dietro filosofia, che si porta dietro il livello di civiltà a cui siamo arrivati, o il livello di inciviltà, a seconda del tipo di dato, e che si porta dietro ovviamente tutto il, diciamo, l'interludio di soggettività che hanno contribuito a questo. Ne approfitto, Bruno, perché su questo, questa cosa dati algoritmo è interessante, no? Perché molto spesso sono due livelli che stranamente si tendono a confondere, no? Perché sì, si mettono quasi insieme, ma è vero, è vero. Allora, la domanda che hanno fatto un po' di persone è, questa la facciamo al massimo, grande quantità di dati. Questa grande quantità di dati, ma parliamo di dati, diventa poi strumento di vantaggio politico, vantaggio economico, e quanto questo poi alla fine, diciamo, porterà a sostituire le decisioni umane. Pensa che adesso si incominciano a fare, almeno per quello che mi risulta, dei consigli di amministrazione attraverso algoritmi o intelligenza artificiale. E la domanda di molti è questa, cioè che cosa succederà in termini di potere personale, di libera scelta, e di potere economico e politico. Tanti autori di fantascienza ti potrebbero dire che le notizie non sono buone. No, nel senso, è corretto quello che te dici, e non ho una... Si possono avere due visioni del futuro. Possiamo pensare agli algoritmi come strumenti a supporto delle nostre decisioni, e quindi anche dei consigli di amministrazione o dei poteri decisionali, dei decisori pubblici. Questo se chi deve decidere è in grado di percepire il vantaggio di avere questi strumenti che ti fanno analisi del futuro, oppure possono diventare degli strumenti di dominazione. Cioè, pensiamo semplicemente alle big tech, cioè alle grandi multinazionali, da Facebook a Google, che sono, Vestignani nel libro dice, sono seduti sopra i tubi che producono i dati, cioè nel senso, a differenza dell'estrazione del petrolio, loro i dati, cioè nel senso, non li devono nemmeno pagare, perché appunto, come diciamo sempre, no, quando il servizio è gratuito vuol dire che il prodotto sei te. E quindi su questo andiamo verso un futuro in cui ci saranno sempre più algoritmi. Come noi possiamo difenderci non è facilissimo. Possiamo continuare a chiedere trasparenza su come vengono costruiti, possiamo essere consapevoli su quali tipi di... Poi uscito Bruno, lo diceva con i dati, vedevo pure Paolo Della Persana, lo scriveva in chat, appunto quali sono i bias di chi ha scritto quegli algoritmi. Ci sono algoritmi, ci sono dei bot che sono stati creati, quindi delle chat automatiche create, messe su Twitter, che in pochissimo tempo sono diventate naziste, perché le persone andavano, si divertivano a parlare col bot che apprendeva dati. In qualche modo possiamo chiedere che gli algoritmi siano sempre più attenti e in grado di apprendere sempre meglio, però è un problema sfuggente che si sposta, diciamo. Grazie Massimo. Questo in parte ha risposto anche a Moreno, proprio una delle ultime domande, che dice: meno male, sono più tranquillo quando utilizzo procedure CAD-CAM, non ho implicazioni etiche o no?
Io credo che in parte abbia risposto Massimo, molto dipende dalla capacità che abbiamo di rendere trasparenti, no? Le nostre manipolazioni, chiamiamole così, algoritmiche. Ma due domande, perché sennò il tempo ci scorre e mi piacerebbe farvele. La prima è di Fabrizio, che ho trovato interessantissimo, ma io sono molto curioso di questa roba. È legato molto anche, io direi, alla fisica quantistica, o insomma, tutto quello che c'è di moderno nella fisica. E dice, si deve parlare di previsione del futuro o dei futuri possibili? E io ci aggiungo, cosa cambia in un senso o nell'altro? Bruno, a te. Mazza! È giusto, è giusto. Rendila semplice, rendiamola, diciamo, leggera, sì. Dai. No, beh, a qualcosa ho cominciato a dire. Allora, il discorso dei futuri possibili è qua, Fabrizio Ciceri, Fabrizio... La domanda di ha colto una citazione, un riferimento proprio alla meccanica quantistica e alcune interpretazioni della meccanica quantistica, in cui io fondamentalmente, quando introduco la probabilità, non mi ritrovo più di fronte a un futuro che è univoco, monolitico, ma a tanti futuri, ne ho tanti. E ogni futuro, in qualche modo, con l'osservazione, ovviamente poi si può trasformare. Cioè, quando si fa, per esempio, pianificazione strategica, si ragiona proprio sui futuri paralleli. Si ragiona sui futuri paralleli perché ogni scenario rappresenta poi un elemento che io posso considerare come appetibile oppure no. Le distribuzioni vengono fatte con la probabilità, lo diceva Massimo nella sua presentazione, cioè ognuno di quelli ha una probabilità di verificarsi, però in quel momento ci sono tutti. Ora, puoi dire, non sto dicendo che ci sono realmente, ma ci sono all'interno della mia previsione. Allora, a volte l'osservazione di una singola variabile può completamente cambiare e l'evoluzione dei futuri. Io ragiono molto in termini di futuri possibili, quindi di futuri paralleli. Fra l'altro, amante di Leibniz, il migliore dei mondi possibili, lui si ragionava proprio sulla possibilità di costruire tante duplicazioni con variazioni dell'universo, le monadi della notte, e per cercare poi di capire qual era quello che effettivamente incarnava maggiormente l'idea di perfezione, di armonia, per stabilità. E quindi sì, sicuramente se devo dare una risposta, per una persona che lavora sulle previsioni, il ragionamento è sempre quello di lavorare su più futuri. Si lavora su tanti futuri paralleli, dopodiché si fanno delle attribuzioni di probabilità a uno di questi futuri, si capisce qual è la ricompensa che ricavo dal raggiungere ognuno di questi futuri, questa è pianificazione strategica, e a questo punto metto in atto le azioni, le attività, gli interventi che mi consentono di realizzare, almeno in termini di maggiore probabilità, quello che è più vicino ai miei obiettivi. Qua le reti neurali possono aiutare tantissimo a fare queste pianificazioni anche in termini proprio di analisi, quando queste variabili e questi futuri sono tanta roba, come dicevi tu prima, cioè dove c'è tanta complessità. Ok, ragazzi, ancora due domande, una per Massimo e una per Bruno. Massimo, una mi attacco a una domanda che è stata sollecitata, ma che Valerio conferma. Previsioni salvo cigno nero. E c'è una domanda interessante di Coach Mau che dice: esistono le svolte, fra virgolette, che distruggono le previsioni? Io l'attacco a quello mi permetto di attaccare a quello che ha detto Valerio, ma non so se faccio bene. E a te un possibile suggerimento su questo. Esistono le svolte in grado di cambiare le previsioni? E distruggono le previsioni? Un po' ci possiamo ricollegare a quello che diceva prima Bruno, cioè dipende nel fare le previsioni del tuo futuro su quale passato ti basi. Cioè se fai delle previsioni solo lineari, pensi se il passato è andato in quel modo, allora il futuro dovrà seguire quella riga. Questo discorso viene fatto più volte riferimento o alla crisi del 29 o alla crisi delle Lehman Brothers del 2008, cioè dice: è possibile che nessuno l'aveva previsto? La risposta è no, nel senso che qualcuno l'aveva previsto ma non era mainstream, come dire, nel senso probabilmente le previsioni ci sono state, ma qui stiamo parlando in termini molto generalistici, bisogna vedere quando una previsione arriva a un dato livello di consapevolezza per riuscire a cambiare, ad essere così influente per poter influenzare il sistema. È un po' sfuggente la domanda, un po' vaga, cioè previsione di chi? Di quanti esperti?
In quale campo? Posso Massimo anche rinforzare quello che hai detto, su cui mi ritrovo perfettamente, sì. Siamo proprio in linea. Cioè il tema veramente, cioè sto tema del cigno nero è un tema interessante, però ora è diventato un po' mitologico, è un po' mitologico, è la mitologia. Sto cigno nero poi io sette volte me lo ritrovo mentre sto facendo e comincio ad avere problemi, senza neanche assumere stupefacenti, non posso dichiarare. Quindi è vero il cigno nero è una cosa, però cerchiamo di demistificare. In alcuni casi io che cosa faccio? Per cercare di simulare delle situazioni che non posso prevedere dalla storia, creo degli oscillatori. Cosa sono gli oscillatori? La faccio banale. Cioè creo dei sistemi che creano delle variabili nascoste, che possono simulare delle catastrofi. Cioè quello che voglio dire, e non sempre ci prendo per carità, quello che voglio dire è che, come giustamente cioè, ha detto Massimo, e come ho cercato di farvi vedere, molto dipende da come leggiamo il passato. Il passato non contiene di per sé in maniera diretta una risposta su come proiettarci verso il futuro. Deve essere interrogato in maniera intelligente. Deve essere interrogato in maniera sofisticata, deve essere interrogato in maniera multiforme, messo alla prova il passato. Perché se noi pensiamo che il passato ci dica direttamente, quelli ho tante esperienze, ho capito, bisogna vedere che hai fatto. Se per 50 anni hai detto cretinate, non hai tante esperienze, sei un imbecille. Quello è il problema. Se tu però hai fatto 20 anni, in quei 20 anni hai saputo interrogare il tuo passato e le tue esperienze, probabilmente le proietti in maniera diversa. Allora, il vero problema è che siamo noi in grado in questo momento di interrogare il passato in modo tale da poter intercettare dei fenomeni anche in situazioni che a noi sembrano apocalittiche di rottura? La risposta è no, perché abbiamo ancora dei modelli in alcuni casi che sono veterotestamentari per andare a interrogare il passato e utilizziamo i fogli Excel per andare a fare delle rette di interpolazione quando il fenomeno è chiaramente un fenomeno. E questo lo dico per le grandi organizzazioni. Lo dico per grandi multinazionali che a volte utilizzano strumenti del genere. Quindi poi mi dici, ma hanno sbagliato, si poteva prevedere. Certo, con quegli strumenti sicuramente no, non lo potrei prevedere mai. Ma neanche con tutto il passato, ma neanche se ti dico qual è il presente. Ma fondamentalmente non lo prevedi neanche se ti dico qual è il futuro. Non lo prevedi. Perché se tiri quella retta non ci va là, la devi spostare. Quindi dipende da come io interrogo il passato e quanto io riesco a smontare in termini non di somma, ma riesco a smontare in termini proprio di struttura reticolare gli elementi che compongono questo passato e probabilmente riesco a fare poi un'interrogazione di questo tipo. Senza mai arrivare al determinismo. Fermati che ho l'ultima domanda per te Bruno che si attacca proprio a questo. Vai. Perché è sempre Paolo della Versana che a me mi punzecchia. Più volte tu hai ripetuto, hai utilizzato il termine dipende da come io, nella registrazione lo troverai parecchie volte, e cioè dipende poi da come chi opera, no? Certo, l'osservatore. Da chi opera. E allora la domanda di Paolo dice, ma scusatemi, ma allora perché continuiamo a chiamare quella rispetto ai dati data science e non interpretation science? E questo, aspetta, ti faccio l'ultima domanda. Sì, devi essere breve, ti do due minuti massimo. Aia. E questo però mi ricollega a tutta una serie di osservazioni che ho fatto io in parte, ma che ha fatto anche qualcun altro, su una potenziale deriva deterministica degli algoritmi. Ecco, qui io ti chiederei una risposta breve in modo che poi possiamo concludere questa bella serata. Vai. Allora, la domanda è sulla deriva deterministica oppure su tutto il resto? Su tutte e due, caro. Ok. È un problema tuo, sei tu in questo caso quello che... Sì, no, il problema mio sono i due minuti. Allora, provo a essere velocissimo. Allora, cerco di essere... Ora utilizzo un algoritmo per risolvere il problema. Prima di tutto, partiamo da un principio, convenzionalismo epistemologico e ontologico. I termini che utilizziamo e tutti i termini della scienza servono a risolvere problemi funzionali in maniera però convenzionale. Vi spiego. Cioè, io il fatto che dico utilizzo la meccanica quantistica, non è più vera della meccanica classica e non è più vera di un'altra meccanica. Io utilizzo in quel momento il sistema scientifico che mi aiuta a risolvere i problemi. Quindi un approccio molto funzionale. E sono pronto a metterlo in discussione se effettivamente non mi risolve più i problemi. Questo vuol dire che la scienza di per sé è già un'interpretazione. La scienza è già interpretazione.
perché non fa altro che andare a utilizzare tutta una serie di parole per andare a, infatti si parla, a interpretare la teoria all'interno di un modello. I modelli vengono chiamati modelli interpretativi, quindi la scienza è interpretazione. Quindi la data science, se si chiama interpretazione, ci sta. Tra l'altro ci sta proprio nella cultura scientifica, nella letteratura scientifica. Quando uno dice qual è l'interpretazione di questa teoria? L'interpretazione di questa teoria è questo modello. Il modello non è altro che un caso locale alla teoria in cui vengono assegnati dei valori. Questo è proprio il manuale di epistemologia. Quindi sì, si può anche chiamare così, però è comunque rientra all'interno della scienza. Che cosa ha in più dell'interpretazione? Ha il fatto che è tante interpretazioni. È quel modello interpretativo, è quel modello interpretativo, quel modello interpretativo che vengono messi a sistema. E quindi per questo noi lo chiamiamo data science come elemento di riferimento. Però l'interpretazione ci sta. Determinismo. Determinismo è un gioco. Determinismo è un gioco. È un gioco magico. Il determinismo di Newton nasce dall'alchimia. Lui parla di interazione a distanza, ma non ha mai spiegato cosa fosse l'interazione a distanza. Non l'ha mai spiegato. Lui prendeva tutte le sue teorie sull'interazione a distanza, tutti gli studi sui fluidi, su queste cose strane, su questi flussi quasi magici, perché lui era alchimista. Quindi questo determinismo, che tanto in qualche modo poi viene utilizzato per andare a contrapporlo a una visione magari più legata per esempio allo storicismo o altre cose, in effetti contiene degli elementi, dei punti, delle zone d'ombre, zona d'ombra, scusate, romantiche, suggestive, che in qualche modo ci mettono in discussione la capacità di generare tutto in maniera automatica. Mi spiego, quando io dico che bisogna scomporre le onde per fare poi una previsione, sto utilizzando un modello interpretativo di una teoria che dice che se scomponi le onde di una serie storica puoi fare così. Ma non è detto che la previsione è corretta, non è detto che questa sia l'unica teoria possibile, non è detto che questa sia l'unica teoria che mi permette di raggiungere dei risultati veri. La uso fino a quando mi serve. Quando non mi serve più, probabilmente ne utilizzerò un'altra. E magari utilizzerò invece una teoria che mi dice che esistono semplicemente delle oscillazioni ondulatorie di cui posso fare dei calcoli probabilistici. Se mi funziona di più, utilizzo quella. Se no, posso utilizzare un'altra teoria in cui si dice che esiste l'anima, che esiste l'inferno e che esiste il paradiso. Questo ha fatto funzionare il mondo per tanti anni, anzi per tanti millenni. Quindi direi che in qualche modo le teorie scientifiche, era una teoria scientifica, era una teoria scientifica che poi i tomisti buttarono da Aristotele, per loro era una teoria scientifica. Quindi quando noi parliamo di teoria scientifica, non per forza stiamo parlando di qualcosa di vero e di reale. E quindi probabilmente, anche quando parliamo di determinismo, stiamo parlando di un gioco all'interno appunto di questo processo storico. Devo interrompere Bruno. Grazie veramente, perché questa non era proprio facile subito. No, questa non era. Allora, ragazzi, grazie veramente a entrambi. Io ringrazio tutti per tutte le domande, continuano a discutere, a esserci osservazioni. Io vi ringrazio, ci sentiamo fra pochi minuti. Adesso se la fantastica regia ci introduce alla seconda rubrica della serata. Prego. Eccoci qua, e non per caso questa sera parliamo di big data, big data, big data, diciamo big data più semplicemente. Che cosa sono? I mattoni di quell'edificio di cui parlavano Bruno e Massimo oggi. Quindi quell'edificio che poi costruiamo in forma di reti neurali, algoritmi, eccetera, è fatto con questi mattoni che sono i dati. Big data perché sono tanti, tanti dati. Talmente tanti che praticamente hanno trasformato il sistema ecologico in cui noi viviamo. Cambiano i nostri equilibri sociali. Abbiamo conflitti tra trasparenza e privacy che si sono esaltati rispetto al passato. Ne parleremo tra l'altro nel caso di un altro classico
della complessità a firma di Byung-Chul Han. E soprattutto da diversi anni noi viviamo in ambienti con risorse informative non più scarse, ma continuiamo a comportarci come se vivessimo in un mondo di small data, con tutti gli errori che derivano da questo atteggiamento. Tutto questo fenomeno affonda le sue radici nella datizzazione, si dice in italiano, datafication, si dice in originale, che inizia addirittura un paio di secoli fa. E poi vedremo nel libro di cui parliamo, questa è una delle storie più divertenti. Altro discorso riguardo i big data è il trionfo dei dati sporchi. Quando si fanno ricerche statistiche si parte da una domanda, si sceglie un campione e si cercano le risposte. Se io invece metto tutti i dati sporchi dentro, non solo posso avere delle risposte alle mie domande, ma posso vedere emergere domande che non avevo immaginato. Ultimo punto, i dati sono beni che non si esauriscono dopo l'uso. Li posso usare per una ricerca, ma non è che poi li butto via. Li posso usare per altre ricerche, rendendo sempre più ricco il parco di mattoni che mi servono per costruire l'edificio della rete neurale, dell'algoritmo, dell'intelligenza artificiale. Ecco, allora, fatta questa premessa, il libro di questa sera si intitola Big Data, il sottotitolo è Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà. Autori sono Meyer, Schoenberger e Kuchler. È un libro uscito in italiano nel 2013, con una traduzione non proprio brillante, ma comunque leggibile, e diffuso in tutto il mondo. Io l'ho visto su una bancarella a Shanghai, mi ha molto colpito questo fatto, perché lo stavo leggendo proprio in quel momento. E intanto, perché questo libro per parlare di Big Data? Sono più di 7 anni che è uscito e io tengo d'occhio le cose che stanno uscendo su questo argomento, e secondo me rimane ancora il più ampio, il più chiaro, il più coinvolgente su questo tema, perché ha tante parti teoriche, altrettante se non più casi pratici, casi che permettono di applicare immediatamente la teoria. Questo è il libro nell'edizione italiana, e mi permetto di aggiungere chi ha voglia di leggerlo, di aggiungere un strano consiglio di lettura. Questo, Il cerchio, è un romanzo di Dave Eggers, che parte dai big data e poi arriva a un futuro prossimo piuttosto distopico. Diciamo, ha una visione piuttosto negativa di questo aumento sconsiderato, immenso, imprevedibile di dati, e quindi, diciamo, gioca la parte distopica, ma comunque secondo me vale la pena di leggerlo in parallelo con Big Data di Meyer, Schoenberger e Kuchler. Chi sono questi autori? Meyer Schoenberger è di origine austriaca e professore di Internet Governance and Regulation all'Oxford University. Kenneth Kuchler è un giornalista americano, data editor, e lavora all'Economist. Come facciamo sempre, cerchiamo la sintesi di quello che dice questo libro leggendo la bandella del libro. Come si può, quindi l'editore così presenta questo libro: come si può osservare in tempo reale l'espandersi di un'epidemia? In che modo si può prevenire il crimine e migliorare la sicurezza delle città? È possibile conoscere le emozioni e gli umori di un'intera nazione? Possono le nostre passioni minacciare pericolosamente la nostra privacy? I big data sono la risposta a tutte queste domande, offrendo la possibilità di agire sulla totalità delle informazioni e non solo su campioni statistici. Permettono di elaborare risposte più veloci, economiche
e straordinariamente più precise sul mondo che ci circonda. Come però i ricorrenti scandali dimostrano, aziende, istituzioni e altre organizzazioni stanno sfruttando queste innovazioni tecnologiche per immagazzinare, spesso a nostra insaputa, quantità infinite di dettagli sulle nostre vite. Quando si parla di big data si parla in sostanza di tre grosse tipologie di dati: quelli che riguardano i contenuti, quelli che riguardano le relazioni dell'emittente con altri nodi della rete e la localizzazione della fonte dei dati. Passiamo, per avere un'idea un po' più strutturata di che cosa si può trovare in questo libro, passiamo all'analisi ragionata dell'indice dei contenuti. Si parte con una premessa. Vi leggo i titoli dei paragrafi più significativi. Lasciar parlare i dati. Più numerosi, caotici e sufficienti. Abbiamo detto, i dati sporchi. I più numerosi vincono sui migliori. Il caos in azione. Poi gli autori vanno verso i meccanismi, affrontano i meccanismi. Correlazione, datizzazione, quando le parole si trasformano in dati, quando la posizione si trasforma in dati, quando le interazioni si trasformano in dati. Le tre categorie che vi dicevo prima. E poi l'aspetto business, il valore dei dati, stimare l'inestimabile, i nuovi intermediari dei dati. E qui c'è l'enorme interesse dei big del digitale, ma anche della politica, della finanza, dell'economia. E poi una serie di capitoli, di paragrafi sulle minacce. Titoli di questi paragrafi: rischi, paralizzare la privacy, la dittatura dei dati, il lato oscuro dei big data, controllo, l'ascesa dell'algoritmista. Questa è una figura che è molto curioso e molto interessante da leggere se vi interessa questo tema. E poi in conclusione gli autori trattano altri paragrafi intitolati tenere sotto controllo i baroni dell'informazione, punto chiave. Il futuro, quando i dati parlano, big data ancora più big. Mi prendo ancora un minuto per leggervi una piccolo collage di citazioni, e ricordandovi che poi tante citazioni e un approfondimento, una recensione di 6-7 pagine, la trovate su www.complexityeducation.it o.com. Citazione. Il mondo è subissato di informazioni come mai prima d'ora. Il cambiamento di dimensione ha prodotto un cambiamento di stato. Il cambiamento quantitativo ha prodotto un cambiamento qualitativo. Sono le famose 4V del mondo digitale, il volume, la velocità, la variabilità e la verosimiglianza. La società dovrà abbandonare almeno in parte la sua ossessione per la casualità in cambio di correlazioni semplici. Non dovrà più chiedersi solo perché, ma soprattutto cosa. Questo nuovo modo di affrontare i problemi ribalta secoli di prassi consolidate e mette in crisi il nostro approccio istintivo alle decisioni e alla comprensione della realtà. Nei confini ristretti degli small data potevamo andare fieri della nostra precisione, anche se misurando i dettagli a livello infinitesimale perdevamo di vista il quadro complesso. Alla fine i big data ci obbligheranno a cambiare, a sentirci più a nostro agio con il disordine e con l'incertezza. Anche se sarà un percorso lungo e arduo, dato che, poiché la nostra mente è abituata a un mondo povero di informazioni, tendiamo a ragionare su dati limitati, anche se il più delle volte i fattori in gioco sono troppi per accreditare semplicemente un effetto o una determinata causa. Buona serata a tutti.
Eccoci qui in chiusura, continuano i ringraziamenti e le domande. Avrete anche domande successive, perché vi stanno scrivendo a te Massimo e a Bruno anche per domande alle quali esigono risposte anche successivamente. Allora, prima di lasciarvi, io vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, sempre giovedì alle 9. La prossima settimana due ospiti veramente eccezionali. Avremo Alberto De Toni e Enzo Rullani, che presenteranno il libro che hanno curato, dove ci sono ovviamente dei pezzi loro, ma anche dei capitoli di altri autori, e il titolo del libro, forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, è Uomini 4.0, Ritorno al futuro, creare valore esplorando la complessità. Quindi veramente libro classico e molto attuale. Io vi saluto, vi ringrazio tutti, grazie a Massimo, grazie a Bruno, grazie a tutti voi che avete partecipato. Ci vediamo la settimana prossima. Abbiate una settimana felice. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie. Grazie.